Quando sono arrivato io qui, praticamente nell'85 più o meno, c'era qualcosa come quasi 5.000 persone. E poi niente, praticamente ci hanno buttato fuori senza, secondo me, secondo noi, una vera ragione, nel senso che ci sono ancora commessi di lavoro, clienti che vengono a chiedere produzione, c'è ancora i macchinari attivi, ci sono ancora un sacco di ponti radio pronti da riparare o da spedire o tutte queste cose. È inconcepibile che, va bene, magari qualcuno si può anche approfittare di quello che è il discorso crisi e tutto, però noi siamo usciti con la possibilità di andare avanti ancora a fare il nostro lavoro. È la cosa più brutta, che vivere con un sussidio dello Stato, quando veramente io posso guadagnare davvero il mio stipendio, guadagnare e vivere con il mio stipendio, diventa brutto, è brutto. Questo è il reparto riproduzione, queste sono le linee dove si montavano i componenti sulle piastre. Uno, due, tre sono le linee di produzione dove si montavano i componenti sulle piastre. Guardi, è ancora tutto fermo, come se la ditta... È come se fosse un giorno festivo e domani si ricomincia a lavorare, ma è ancora tutto così, tutto fermo, tutto bloccato. Là ci sono pacchi già pronti da spedire. Andiamo nell'altro reparto, ci sono ancora tutti i carrelli pieni con ponti radio, modem da collaudare o da riparare o pronti a essere. Cioè, ordini. Macchinari per fare i collaudi, per fare. E queste tutte in attesa di riparazione, cose tornate comunque anche dall'Ungheria, cose tutte in attesa di riparazione che giorno per giorno qualche cosa facciamo ancora per accontentare chi vuole essere accontentato. Queste qua, tutto qua. Queste sono tutte... Il teodo da riparare, da collaudare. Ci hanno tolto tutta la linea internet, la linea dove in internet possiamo andare a vedere sparando sul code della piastra il tipo di errore che è tutto. Loro ci hanno tolto tutta questa possibilità di fare. Noi l'abbiamo riattivato e abbiamo cominciato a fare delle cose. Noi, dopo tutto, siamo qui da mesi a cercare di salvare queste cose, perché ho la paura che un domani vengono con una ruspa, caricano tutto, buttano via tutto, perché buttano via tutto, non penso cosa possano poter fare. Con la speranza che qualche buono e bravo imprenditore dica: questa qui è gente valida, riattiviamo tutto il movimento. Che ha portato i bambini 3 anni, però ho 47 anni. Prendo 800 di mobilità. Per cui io voglio rientrare in casino a lavorare. Non ho ancora per me. Dal fazzoletto, dai, vieni. No, e voglio dire niente. Anche le altre aziende che si trovano nelle stesse situazioni di noi, di curare i macchinari che sono qua all'interno, di tenere d'occhio, di non farli scappare via, perché non c'è più niente da fare. È importante quello che dico, è un messaggio che mando a tutti.